Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il videogiornale. In apertura ci occupiamo di sanità, torniamo a parlare del problema della carenza di personale sanitario negli ospedali e della mancanza dei medici di base nelle aree periferiche e di montagna. Il discorso è stato affrontato anche dal presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, che nei giorni scorsi ha visitato l'ospedale Sant'Andrea di Vercelli. Un problema che la regione sta cercando di affrontare con stipendi differenziati per i medici che si rendano disponibili a lavorare nelle aree decentrate. Ma sentiamo. Sempre più difficile trovare personale sanitario in Italia e il Piemonte certo non fa eccezione. Lo stesso presidente Cirio, ad aver sollevato il problema, sottolineando come, sebbene dal 2019 a oggi la nostra regione sia riuscita ad aumentare il numero degli addetti nel settore di 2066 unità, riaprendo anche le scuole per infermieri che in passato erano state chiuse e concentrate nel capoluogo piemontese, questo non sia sufficiente a risolvere il problema, soprattutto nelle zone più decentrate, dove gli specializzanti non vogliono andare e i medici affermati ancor meno. Per questo Cirio ha parlato della necessità di valorizzare con trattamenti ad hoc i medici ma anche gli insegnanti che accettano di prestare servizio nelle aree montane. Ecco, lei ha parlato di incentivi per quelle situazioni tipo i medici che non vogliono andare nei piccoli ospedali, medici che lavorano in reparti particolarmente faticosi. Che margine c'è per la possibilità di individuare questi incentivi e di concederli? Beh, con l'autonomia differenziata che finalmente prende forma anche nel nostro paese, che dà alle regioni la possibilità prevista dalla Costituzione di essere più autonome, io avrò la possibilità di pagare di più un medico, di pagare di più un insegnante, perché un insegnante che mi tenga aperta la scuola in Valsesia andrà premiato di più rispetto a quello che magari decide di starsene tranquillo a insegnare a Novara. Perché c'è un disagio, c'è una distanza, ci sono problematiche, oggi prendono lo stesso stipendio, io credo che non sia corretto. Incentivare chi va in luoghi disagiati vale per l'istruzione, vale per la sanità. È comodo fare il medico magari in un ospedale di città, meno comodo fare in un ospedale di montagna, meno anche appagante se vogliamo sotto il profilo professionale, però lì c'è della gente che deve essere curata al pari di quelli che stanno alla Crocetta a Torino. Cambiamo argomento, c'è tempo ancora un paio di giorni fino al 22 febbraio per partecipare al bando nazionale per il servizio civile. Sentiamo. È stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di servizio civile universale. C'è tempo fino alle ore 14 di giovedì 22 febbraio. L'impegno previsto è di 25 ore settimanali, un compenso mensile di 507,30 euro, 12 mesi di servizio. Sono 33 i posti disponibili in tutto il territorio della provincia di Novara, 15 su Novara città. Tutti i progetti sono organizzati dalla cooperativa Aurive, prevedono attività presso comuni, associazioni, cooperative in ambito educativo e assistenziale. Trovate tutte le informazioni sul sito aurive.it con i recapiti di uno staff a cui chiedere ulteriori informazioni. Possono fare domande i giovani che alla data di presentazione della candidatura abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 28°, 28 anni e 364 giorni. Gli interessati nel far domanda possono vedere il numero di domande presentate sulla singola sede e orientare così le proprie scelte dove ci sono minori richieste, aumentando le proprie chance. Ogni progetto è presentato da una scheda sintetica che descrive sedi e attività. La domanda di partecipazione potrà essere presentata attraverso la piattaforma Domanda Online, raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone, all'indirizzo domandaonline.serviziocivile.it. Per compilare la domanda è necessario avere lo SPID con livello di sicurezza 2. Il servizio civile è un investimento sul futuro, un'esperienza professionalizzante resa ulteriormente attrattiva dalla programmazione di una riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici dedicata agli operatori del servizio civile che termineranno con successo i 12 mesi di servizio. Info e contatti aurive.it, serviziocivile@aurive.it o i cellulari 335 1344 521 338 3868 640. Coprogettazione e coprogrammazione, termini difficili da pronunciare, che stanno ad indicare l'importanza della collaborazione tra diversi soggetti per la realizzazione di importanti progetti sul territorio, progetti che riguardano e coinvolgono direttamente il terzo settore. Se ne parlerà il prossimo 28 febbraio in Università Novara. Ormai un percorso anche dal punto di vista amministrativo consolidato.
C'è stata negli anni un grosso timore da parte delle pubbliche amministrazioni di utilizzare gli strumenti amministrativi giusti, perché comunque c'è sempre un po' lo spauracchio, chiamiamolo così, della Corte dei Conti per gli amministratori di utilizzare quindi quegli strumenti amministrativi che possono essere i regolamenti, che possono essere... Qui dall'altro c'è tutto il tema di sensibilizzare le stesse associazioni, gli stessi enti del terzo settore a farsi promotori di progetti, perché tante volte lo stesso ente non va a proporsi, a presentarsi con delle iniziative e quindi tante volte la pubblica amministrazione si ritrova, soprattutto l'ente locale, magari a proporre dei progetti, ma perché di fatto anche non c'è stata una sollecitazione del territorio, per cui questi due relatori, Simona Elmo da un lato e Gianfranco Marocchi, che è il direttore della rivista Impresa Sociale, vice direttore di wellforum.it, porteranno proprio, come dire, queste due anime, no? Da un lato l'esperienza della pubblica amministrazione, l'accompagnamento della pubblica amministrazione, dall'altro qualcuno che in questi anni ha accompagnato gli enti del terzo settore in questo processo di coprogettazione, per cui ne conosce, diciamo, luci e ombre, per cui può aver visto quali possono essere le criticità, ma che cercherà proprio con una modalità quasi più laboratoriale, cioè quindi raccontando queste buone prassi, di sensibilizzare entrambi i soggetti rispetto al fatto di come possa essere un beneficio quello di lavorare assieme, un beneficio per l'ente che ha un risparmio, perché comunque lo sviluppo è uno sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista economico, ambientale, ma deve essere anche sociale, e il beneficio per l'ente che potrà portare avanti quello che vede, che intravede, quello che cerca di fare con la sua attività, cioè di rispondere ai bisogni della comunità, già fin dall'inizio del suo percorso, per cui senza dover, come dire, sottostare una logica competitiva che tante volte non aiuta appunto uno sviluppo del welfare della nostra comunità. Ed ora andiamo a Varallo-Sesia, premiati tre progetti che partecipano al contest per la riqualificazione dell'edificio ex Nickel. Ne parliamo con il sindaco Pietro Bondetti. Un concorso di idee per la ristrutturazione e la riqualificazione dell'istituto ex Nichelio di Varallo-Sesia che vedete alle nostre spalle. Hanno partecipato studi architettonici da tutta Italia, se l'è aggiudicato questo concorso uno studio di Milano che ha vinto 24.000 euro. Architetto Pietro Bondetti, nonché sindaco di Varallo-Sesia, dei bei progetti vi sono arrivati, sì, vero? Sono stati proprio tre bei progetti e quindi sono contento che questi ragazzi, questi colleghi, che sono anch'io architetto, a presentare e proporre queste belle iniziative. Il primo progetto è uno studio di Milano, erano un gruppo di cinque ragazzi, di cinque professionisti, quindi una bella iniziativa che hanno preparato uno studio riguardante un polo culturale, quindi riguardando i giovani, spazi museali, laboratori per la musica, quindi una bella iniziativa. Poi il secondo progetto è di un professionista del territorio di Campertogno. Sì, è una ragazza di Campertogno, quindi una ragazza giovane che ha uno studio a Torino, quindi ha proposto uno spazio, quindi una birreria e uno spazio anche per il recupero della parte mineraria che c'era qui in questa zona, in questa valle. E infine c'è un progetto invece di una spa che ripercorre un po' quella che era l'idea di tanti anni fa di Gianluca Bonanno. Sì, esatto, ha proposto questo studio di questo architetto di Occhieppo Inferiore, che ha proposto una spa, quindi una bella iniziativa anche questa, quindi tutti e tre sono molto soddisfatti del lavoro che hanno fatto tutti questi tre colleghi. La Fondazione De Agostini in campo per l'associazione Il Timone con un'iniziativa particolare, Peter Pan al Teatro Coccia. Da qualche anno l'associazione Il Timone ha formato un gruppo teatrale attualmente composto da 28 ragazzi con disabilità cognitiva. Grazie alla Scuola del Teatro Musicale di Novara che fornisce i professionisti, in quest'ultimo anno abbiamo preparato un musical che è il musical Peter Pan. Andremo in scena il 22 febbraio alle 18.30 presso il Teatro Coccia.
I nostri ragazzi sono entusiasti, sono ansiosi, non vedono l'ora di presentarsi al pubblico della città di Novara. Voltiamo pagina, grande successo per l'edizione numero 12 del Novara Talent Show, gran galà di pattinaggio artistico a rotelle. Finalmente è arrivata la tanto attesa 12ª edizione del Novara Talent Show, si torna dal lago, stage come sempre con grandi maestri e poi in finale il gran galà di pattinaggio artistico a rotelle. Sì, anche quest'anno è stato un grande successo, come negli ultimi anni il trend è di continuare a crescere come ragazzi che partecipano allo stage, quest'anno abbiamo quasi superato i 230 unità. E se ricordiamo che la prima edizione eravamo 86, questo qui è un gran record. E poi lo spettacolo quest'anno è stato qualcosa di eccezionale, perché abbiamo avuto dei grandi ospiti che, come Kira e come la Daphne Apolloni, e poi naturalmente sono stati quelli che hanno fatto il vero spettacolo, sono stati i propri talenti, dei talenti che sono già dei grandi campioni, e abbiamo visto anche il talent essere non più una rassegna nazionale ma una rassegna internazionale, perché abbiamo avuto questa fortissima campionessa del mondo che ha soltanto 15 anni, che arriva da Madeira in Portogallo. Anche quest'anno un ricordo a Gabriele Quirini e ovviamente a Marina. Sì, come tutti gli ormai negli ultimi 5 anni, negli ultimi 5 edizioni, perché adesso il mese prossimo saranno 6 anni che il buon Gabriele non è più con noi, quindi anche quest'anno i suoi genitori, perché gli anziani, hanno fatto questo lungo viaggio da Roma per essere presenti e perché questo talent è proprio cresciuto con lui. E poi naturalmente abbiamo anche il ricordo di un artefice del talent, che è Marina, che ci ha abbandonati 2 anni fa. Quest'anno sono qua appunto con una duplice veste, quindi quella di co-presentatrice insieme a Guido, e in veste anche appunto di artista, quindi come violinista. Quest'anno anche Selena, che è la nostra coreografa, ha voluto proprio stupirci in tutto con un brano finale bellissimo dedicato ai Queen, quindi tutto tema Queen, e i ragazzi sono stati veramente meravigliosi ed è stato veramente un gran galà ricco di... Restiamo in tema, ospite del gran galà, Kira, l'artista circense vincitore di Italia's Got Talent. Una delle novità di quest'anno è proprio la tua esibizione. Ho portato uno strumento che richiama un po' le dinamiche del pattinaggio e della ricerca delle spirali, quindi diciamo che abbiamo lo stesso linguaggio e tra arte, musica e movimento ci siamo trovati in una bella energia. È bello poter condividere con altri talenti un momento così bello e intenso e condividere la tecnica e il divertimento. Lo strumento che ho portato si chiama Sear Wheel ed è un anello di ferro nel quale si gira dentro. L'energia appena sono arrivato dei ragazzi che si allenavano già era altissima, quindi il bello di questo evento è proprio condividere il lavoro fatto insieme in tanti allenamenti e coniugarlo in un lavoro artistico tutti insieme, quindi il bello è proprio quello, condividere tanti momenti di sforzo per poi portare uno spettacolo. Quanto tempo ti alleni e ti alleni anche con questo strumento? Ma ho cominciato ad avvicinarmi all'arte in generale, prima alla danza, poi al parkour, poi al circo, quando avevo circa 14 anni. E da lì autodidatta fino ad oggi, conoscendo tanti esperti e tante persone che come me condividono il movimento. Sì. E i tuoi prossimi impegni invece dove possiamo vedere? Allora, il prossimo impegno a breve è lontano, in Arabia Saudita, quindi non vi posso invitare.
Continuiamo a parlare di sport perché nasce l'associazione Tifosi Novara. Antonella Guaita, rappresentante del Fans Club Gaudenzine, che da pochi giorni, assieme agli altri gruppi di coordinamento, tifoseria, Vecchio Cuore Azzurro, ne nomino solo qualcuno, fa parte di questa nuova associazione Tifosi Novaresi. Quindi in pratica si sono riunite le tifoserie, mantenete la vostra identità, ma siete sotto un unico nome. Sì, il fatto di essere sotto questo nome vuol dire che vogliamo fare un qualcosa per la città di Novara, per lo sport di Novara, tutti insieme, perché in questa associazione ci sono anche persone indipendenti che non fanno parte delle tifoserie novaresi, ma credono nel fatto che lo sport sia un valore aggiunto alla città di Novara, un valore che deve essere ben rinforzato anche per i nuovi ragazzi che vediamo un po' in crisi in quest'ultimo momento, e quindi vogliamo creare un movimento etico-sociale. Siamo nati in realtà perché la città di Novara doveva difendere i trofei vinti nel corso degli anni della sua storia dal Novara Calcio. Questi cimeli rischiavano di andare in mano a qualche speculatore perché facenti parte di lotti che sono andati all'asta. Il comune di Novara ha fatto sospendere l'asta per questa parte, mentre i beni mobili della vecchia società del Novara purtroppo sono stati aggiudicati, ma la nostra intenzione era quella appunto di difendere questi trofei, e se il Novara avrà un futuro un po' più roseo, se la città crederà in noi, vorremmo anche creare un museo dove raccogliere tutti questi valori sportivi. Piano piano stiamo rimettendo in ordine anche tutti gli striscioni che sono allo stadio. Come Gaudenzine vorremmo riattivare, che si è perso negli ultimi anni, un po' tutto il nostro movimento, portando le signore allo stadio e facendo qualche iniziativa come abbiamo sempre fatto di beneficenza. Ricordo per il povero Edo avevamo fatto una maglietta, raccolto dei fondi. Ed ora spazio al gusto con la rubrica QK a cura di Jacopo Fontaneto. A quasi 2700 metri di quota, lo scenario sembra quello di un altro mondo tra il bianco della neve e un sacello di legno finlandese e sapori di una cucina alpina moderna affidata a un giovane ma bravissimo cuoco che si è già distinto nei grandi concorsi internazionali. Oggi siamo nelle cucine di Tommaso Bonseri Capitano. Per quanto riguarda la nostra cucina d'avanguardia alpina, proponiamo il nostro cappuccino salato del Loggia. Alla base troviamo un crumble di nocciole e telline, ci muoviamo con un ragù di selvaggina, una crema di sedano rapa, per poi terminare con un'aria alla ricotta, polveri invernali, nelle quali polvere di lichene, polvere di fungo porcino e polvere d'aneto essiccata. Partendo dalla base abbiamo il nostro crumble, il ragù, la crema, terminiamo con la nostra spuma e le polveri. Consigliamo di mangiare dall'alto al basso. Ho ideato questo piatto perché sentivo il bisogno di rappresentare quello che circondava un animale selvatico, quindi partendo dalla pianura fino ad arrivare ad alta montagna, usando come metafora la ricotta al posto della neve. Abbiamo adesso questo Gewürztraminer Franz Haas, vino altoatesino, annata 2018, lo abbiniamo al cappuccino salato. Ecco, questo è un vino dal sapore secco, dal bouquet fruttato, un aroma, una nota floreale anche di biancospino, e si adatta molto bene al nostro cappuccino salato. Elogio del mangiare con le mani del geniale Allan Bai, nuovo volume del saggiatore che indaga usi, costumi e civiltà, ma anche le preparazioni che superano i canoni dell'etichetta, molto più di quel finger food che oggi è tornato di moda. Non è la solita zuppa, 170 ricette per tutto l'anno, un volume di Slow Food Editore che celebra minestre, creme e vellutate davvero a tutto tondo. È tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata con i nostri programmi.